Occhi nella macchia è un piatto che è nato a settembre dello scorso anno. È un piatto che racconta in modo un pochino più minimale e scenico tutti gli ingredienti, l'80% degli ingredienti che ci sono nei Monti Sibillini. A livello prettamente tecnico troviamo sotto il piatto la riproduzione, no, di un prato, di una macchia. Il nome è dato proprio dalla macchia, il nome macchia per i contadini del posto è il bosco, no? L'appezzamento di terra, e l'abbiamo voluto riprodurre sia dal punto di vista visivo che, no, dal punto di vista scenico e di significato del nome della ricetta. Sotto troviamo tutte le polveri che andiamo poi a comporre insieme per fare il prato, con la riproduzione dei sassi fatta con delle erbe bruciate, una nocciola, una polvere di spinaci, un piatto questo che cambia 365 giorni l'anno, quindi è molto difficile da spiegare, perché veramente ogni giorno chi lo mangia al mare lo vede diverso. Mi sono avvantaggiato perché il lavoro è abbastanza difficile, non avendo una base ferma dobbiamo farlo praticamente quasi tutto a mano. Procedo con l'inserimento nel piatto dei sassi, ok? Per riprodurre il sasso, che non è altro che una meringa all'italiana semplice, fatta un pochino più fina rispetto a una meringa normale, con l'aggiunta di un cavolo bruciato, disidratato e poi bruciato. Andiamo a sbriciolare per formare poi il letto, il sasso, i sassolini dove andremo ad agiare il tronco di lenticchia. E da qui, una volta che abbiamo messo tutte le parti erbacee, tutte le parti polverizzate, andiamo ad aggiungere le emulsioni di quasi ogni singolo ingrediente che vedete polverizzato. Allora andiamo ad aggiungere innanzitutto un'acqua fatta con la bieta. Questa andrà a dare una parte amara al piatto. Un'emulsione di spinaci. Una salvia, fogliolina di salvia. Andiamo ad aggiungere un caprino di un'azienda che andiamo direttamente nei Monti Sibillini, che andiamo a lavorare solo ed esclusivamente con un po' di latte. Andiamo ad aggiungere il tronco fatto con una pasta di lenticchie e a simulare il tronco che cade. E per ultimo andiamo ad addensare un fondo bruno fatto con delle ossa di agnello, per andare a ovviare il problema che trovavamo quando provavamo questa ricetta, che era che la immasticazione, le erbe insieme alle emulsioni che si trovano sulla parte superiore del piatto, andavano a dare una parte troppo amara. Quindi cosa abbiamo detto? Lo serviamo così, poi al momento del servizio la ragazza versa solamente sulla parte esterna del piatto il fondo bruno, quindi quando il cucchiaio incontra il fondo bruno con l'erba è molto più facile poterlo apprezzare, perché sennò sembrerebbe troppo amaro. Andiamo a far ridurre il fondo, lo facciamo ridurre per bene, anzi lo facciamo diventare anche leggermente salato. Poi nel momento del servizio, questo non lo facciamo noi, la ragazza lo adagia sulla parte esterno al piatto. Perfetto.